Mamma mia, quanto spinge sta canzone. Ciao Sail! Devo imparare la... cioè sta canzone, ci facevo un video o qualcosa, troppo bello. Senti, senti. Come stai? Così! Dub qua. Me la ballo, ecco come sto. È atomica sta canzone. Sto aspettando gli altri in realtà. Vediamo. Ci dovrebbe essere un Wanky se fai la cosa. Che triste, che è successo? Dimmi. Racconta al vecchio Zè che cosa ti è accaduto, uomo. Uomo, non essere triste, uomo! No, che è successo? Aspetta che metto un attimo l'altra canzone. Questa voglio mettere. No, vabbè, non è questa. Non è questa. Questa qua. È la stessa però con un'altra versione. Beat the drum down, not a sun down. When I come round, what you want now? On the one now, I gotta run now. On the one now, beat the drum down. Mamma mia, come spacca. Il mio amico è positivo e io sono in isolamento, minchia. Mi spiace. Sono situazioni purtroppo anomale, quindi non so, non c'è una risposta che posso darti. Quello che posso dirti è cerca di distrarti, non... stai al computer, fai roba, documentati, cioè... Cerca di impiegare il tempo in modo costruttivo. Non è facile, lo capisco, però... Più che altro o fai così o veramente ti butti giù. E tu non vuoi buttarti giù, vero? No, non vuoi. Niente, sto tirando, vabbè. Dove cazzo sono finiti quelli? Sai che ti dico, nel frattempo io avvio il gioco. Sei qui con me, grande, grande. No, è bello, cioè il fatto che a me fa piacere, lo sai. Cioè noi ci scherziamo sempre su queste cose, cioè ma...
Il fatto delle live serve in primis per avere comunque compagnia, qualcuno con cui stare, parlare, cioè è molto sottovalutata questa cosa, quindi non è una cosa scontata e non è poco. Non è soltanto c'è gaming. Allora io ho due salvataggi, uno lo sto facendo la storia con loro, questo qui, e un altro lo sto facendo per conto mio, un'altra regione. Andiamo in quella con loro. Ci siamo sul channel 1. Adesso lascio la musica intanto vicino agli altri. Gloria 25, Kirial 21. Dai, guarda. Allora, chi è che è il più basso? Mettiamo un po' terra.
zone. Sì. Tyler puzza e anche sui Pokémon. Questa è la sua frase. Insomma. C'ha ragione, c'ha ragione. Adesso, quando vedo Tyler, quando vedo una bella figa. Cosa? Quando vedo Tyler. Insomma. Basta. Ah, quello ci sta. Quando vedi Tyler e quando vedi Belen. Ma quello c'ha Charmeleon. Sì. Attimo, raga. Fai tranquillo, eh? Siamo qua che ci tocchiamo gli uccelli, ci guardiamo gli uccelli, siamo qua. Ma che cazzo? Tutto a posto, tutto a posto, stasera siamo carichi. Ragazzi, sarà la mia prima storia che farò faccia a faccia, ve lo dico. Che senso? Che non mi sono mai visto in faccia nel fare una storia. Ma che cazzo dici? Scusa, quando fai la storia non guardi cosa è lo schermo per fare la storia. Non mi faccio vedere io. Ma? Marco ti ha menzionato nella sua storia, puoi stare fisco. Ma infatti non l'ho fatta, io l'ho ritaggato, pirla. Ma quello c'è Taurus. Ma perché non la fai tu, scusa? Ritagghi la mia, cioè ritagghi la, riposti la mia. Ma Zea, che versione è? E dove l'hai comprato? Allora, questo è un Pokémon Smeraldo, però fatto online, multiplayer con gli altri. Quindi vedi questo coglione qua davanti a me, col nome verde, Taglio Rosso. Infatti siamo sulla... è come se avessimo la stessa schedina. Vedi? Hai i capelli rossi. Si vede che è un videogioco, perché lui non ha i capelli nel videogioco, ma in realtà non ce li ha. Comunque, non si compra, si scarica e poi ci giochi insieme agli altri. E poi ci sono 5 regioni. Sto cercando un filtro giusto, va bene. Eh? Sto cercando un filtro giusto. Ok. Ci sono 4 regioni. C'è Kanto, Unima, ma chi è Oen e Sinnoh. Ah, allora, sono chiuse le palestre. Ha ragione, Scabruzzo ha ragione. Non possiamo palestre chiuse, non possiamo affrontare che vi palestre. Insomma. Ma poi chi si è svenuta? Ciao Scabruzzo, come stai? Non lo so. No, raga, sta a fa una cosa, non mi so chiuso un attimo, non riesco, mortaguri. E meno male che ho scattato la foto perché stavo ridendo, c'è una grandissima merda. Merda. Ragazzoli, siamo in live con il grande Zezè e mi ha scritto il caporo. Ciao puzzone. Siamo... non ce la faccio. Jack. Ciao Jack, guarda c'è Jack. Con la bicicletta. Ciao Jack. Che zocco fai? Ma chi si risente? Zerdast, come va? Rider, io sono sempre stato qua in realtà. Chi si risente? Quindi, cioè, non capisco okay. Questa tua critica, onestamente. Non... ciao Matti! No, scherzo, beh, è tornato. Ma tutto a posto, tu come stai? E allora? Ragazzoli, ci vediamo in live insieme al grande Zerdastico. Grande stronzo, grande stronzo. Camionissima. Tutto a posto, Raider. Stiamo continuando questa piccola avventura. Ci mettiamo con Pokémon! Nel chilling. Vorrei streamare anche Call of Duty, ma non la mia strumentazione non me lo consente, quindi... a parte che questo è una gran serie. Ragazzi, ci vediamo live con Zerdas, il Zerdastico. Bello, ciao, ciao, Wengis, la camionista. Andiamo. Ma non la sento, Wengis. O sei lontano? Cammino verso la porta palestra. Stavo parlando con lui. Tutto ciò. Minchia, ma sei veramente una genia, cazzo. Ecco perché sembrava strano. Ma il tuo cos'era computer quanti giga quante giga ho deciso di partire con la live o se lasciavi a voi la live sinceramente che però va bene senso? Aspetta allora. Vado a vedere un attimo che non me lo ricordo. Fa male lo stomaco, raga, aspettate un attimo, mi devo prendere in Gaviscon sistema Ergaviscon morte. Ma avete messo il io non so mettere il coso www .twitch/tv. Dove si vede, raga, la versione del... nelle caratteristiche. È appunto account, no. Una cosa a fare una. Oh, dei semi, minchia. Oh. Sono te, ti dicevo pollo. Ti rompo i coin. I primi secondi. Boh, non lo so, comunque è buono il PC. Papriessa, però è buono. No, non è buono, è buono. È la connessione che è una merda. Il PC è buono. Scusa, ragazzi, ma Jack, hai sia Charmander che con Basken? Come cazzo funziona? Fai schifo, Jack, dormi. Porco... non diciamo cosa. C'è Machamp, guardalo! Quanto è quattro?
c'ha quattro braccia e tre cazzi di mashup. Scatenato. Wanky, tutto a posto? Sì, sì, sto bene. Mi fa malissimo lo stomaco, però sto bene. Mi spiace. Dio aiuta. Ragazzi, mi raccomando, andate a lasciare un follow anche... precisamente 25 giga a scaricare Cold War. È brutta persa. Ti sta dicendo che a mezzanotte questa ti manda a fanculo perché deve giocare a Cold War. Sì, lo so, vabbè, ma ero già pronto a questa cosa. Ragazzi, andate a... Vabbè, ci sta. Andate a lasciare un follow anche a loro due, ragazzi, che sono lì con loro, ok? Io non ti faccio shout out, vabbè ragazzi, Zezza lo conosce. Vabbè, ma sono io che ti porto gli spettatori. Tu, quanti spettatori hai in questo momento? 3. Ah, allora, ok, ok. No, siccome di solito all'inizio non passa, non è difficile. Stavo pensando di fare qualche video su YouTube, però mi deve venire un'idea, l'ispirazione. Lallo, ok. Così no, pensavo. Allora, accominciamo per favore. Io sì, mi sto aspettando da un'ora. Da un'ora, madonna mia. Sto loggando. Se mi fa loggare. Ora vedi che tipo lagga perché sta scaricando Call of Duty. Beh certo, ovviamente, sicuramente sarà così. Canale 4, che palle, oh, mamma mia che palle, oh, eh. Ma dove sei, beh? Ma io sto sentendo caldo. Wanky spuzza. Ando state? Eccola. Ragazzi, come state? Mi raccontate? Matti, ma tu dove sei finito? Che qua ormai siamo alla ricerca di Matti. Quando siete pronti, dobbiamo andare verso... Ragazzuoli, siamo in live. Oddio, questo riflesso blu degli occhiali è veramente brutto. Mentre il giro torna a Wanky. Non cantare che c'è il copyright. Sgabruz, c'è un po' di differenza tra... Ragazzuoli, siamo partiti, cantare. Siamo in live. La mia Wanky spuzza! Precisamente da adesso. Sto con live e Zen. Per farla ridere, mamma mia. Vabbè, ciao. Sto con live e Zen. Sto Tyler con live e Zen. Insomma. Bella a tutti ragazzi, si inizia da ora. Aspetta. Notturna. Storia di Wankies, ottava. Fino a... Chuck. Ma che cazzo? Dai. Guarda Telegram. Bella perché? A tutti ragazzi, sono partita il... Sì, vabbè, oh, non riesco. Ma che è? Oh, il copione, ma che cazzo? Bella a tutti ragazzi, eccoci qui, abbiamo startato la live, sto con Tyler e Zerdas e... È live. Non dimenticare live. Dai, Zerdas! Ma perché? Mica mi si sente. No, è che sono io che poi... Bella Sed, benvenuto! Sta live, sta cominciando malissimo. Grazie a Matti comunque. Grande Matti, ho visto la condivisione. Io vado un attimo qua. Grazie per aver condiviso. Io devo riuscire a fare questa cazzarola di storia. Dai, non ci riesci, andiamo, vai. Next. No, scherzo, fallo. Bella a tutti ragazzi. Andiamo. Eccoci qui, siamo partiti. Ma perché? Ma c'è uno con un porcone. Ragazzi, c'è uno con un porcone. Ma c'è uno con un porcone, ma perché? Bella a tutti ragazzi. Guardalo. Qui in live. C'è Lucario col forcone, la torcia. E troverete tre pazzoidi ad Oen. Giocheremo a Pokémon. Ma che fa questo il Black Block? Dopodiché a mezzanotte inizierò. Guarda, a sinistra, dove c'è la pensione. Ragazzi, eccoci qui in live. Dio del pista. Ma che cazzo? Ma... troverete tre pazzoidi ad Oen. Ma... Pokémon. Ma che cazzo è? È la skin, tipo. Ciao Sed Flame, bentornato, come stai? Ragazzi, ubriaca, porco due, aspettate un attimo. Dai, ma che cazzo te ne frega, uè, mettile, basta. Bella a tutti ragazzi, sono partita ora in live, sto con Tyler e Carlos su Pokémon. Troverete tre pazzoidi ad Oen, come al solito. Poi ciao, dodicesima! Ti aspetto. Ah, stavolta ha dovuto mettere pure il bacino. Ce l'ha fatta, forse. Ha dovuto mettere pure il bacino stavolta. Porca troia. Però non mi piace, la rifaccio. Ragazzi, io sono un influencer, dovete capire questo. Io sono influenced. Sono sempre influencer. Vai, andiamo. Ce la posso ragazzi, fare. Comunque,
c'è Sgabruz che mi scrive Pokémon tra parentesi Paler e poi MMO. No, vabbè, genio assoluto. Palermo MMO. Sei un grande. Niente, mito. Wankies official, ma chi è sta Wankies? Ma che vuole? Perché ti metto me? Sotto con la bici e siamo coglioni. Mettiti qua accanto a me. No, no, dall'altra parte. Dall'altra parte. Oh. Ed ecco che si accende il semaforo, okay. Signori. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Valentino, signori. Ed ecco che parte. Si accende i semafori. Parte che prendo. No, vabbè, minchia. No, minchia. Ecco la chicane. Minchia. Aspetta. Siamo malati. Non è niente, signori. Cosa cazzo state facendo? Niente, la gara con la bici. Vabbè, ok. Se vogliamo continuare, possiamo andare verso nord, raga. Devo insegnare spaccaroccia a un Pokémon e andiamo verso nord. Scusami, non dobbiamo... Vediamo? Aprire la strada a quei due buracci. Ah, pure, sì, sì, se volete possiamo andare anche a aprire a quello, sì. Dai, facciamo incontrare gli innamorati qua, sennò... Certo, una storia, love story. Ma dove sei, Zé? Alla grotta a sinistra. Aspetta, che devo incontrare qua. Dove sei? Dammi la... Sembra quello dei fighi d'India. Wow! Certo! Dove minchia? Dove? Wow, wow! Di qua! Sì, sì! Come urla. Ma che cazzo di problemi abbiamo stasera? Ma scusa! Spaccaroccia è infinita, vero? Mi ha dato forza. Terra. Esatto. Sì, ti dà forza lui. Ah, forse è buono, togli un sacco, forse. Andate a casa, va, andate a casa, sporcaccioni, andate a casa. Questi vanno a casa a fare il figlioletto. Ragazzi, tre Wishmore tutti insieme. Portacci su. Ma si portacci loro. Aspetta, dov'è che si andava? Tutto a sinistra e poi dentro la grotta. Cazzo, Johnny, forza. Assolutamente la impara Aaron, forse, assolutamente. Al posto di minchia. Bella, ma cosa fate a mezzanotte? No, in teoria c'è qua la signorina camionista che ci abbandona per... Che vuol dire? Ci abbandona per andare a giocare a Cold War. Perché aprono... Dovrebbero aprire in teoria i server, tanto per me ci rimane fregata. Stasera non giocherà lei. Raga, dove stanno gli innamorati? Voglio vederli. Ah, è dentro casa. Dovrebbero essere. Perché in teoria dovrebbero aprire... Cioè, dovrebbe uscire proprio a mezzanotte. Porco demonio! È la cugina di Lino quella che è. Dove vamo, ragazzi? Ho detto, dobbiamo andare in città, tipo quella di prima, e dobbiamo andare verso nord. Ok. Piripipi. Oh, prima della quarta palestra c'è un po' di delirio. Sto rancurno. In doppia rotta, no? Ah, che palle. No, non è in doppia. Okay. Ora ti posso venire a trovare tutte le volte che voglio. È meraviglioso. Romantica. Vieni a prendere un tè a casa mia. E il tè? Sì, sì, il tè. Anzuppare il biscottino, altro che tè. Si inzuppa il biscottino. Voglio un primo Pokémon leggendario. Scrivere error Palex che sarebbe 7. Bello, voglio tutto mezzanotte. Beh, raga, questa con foglia magica mi ha distrutto l'esistenza. Mashtomp, va vaffanculo, va. Mashtomp, Mashtomp. Necessita l'evoluzione, sto uccello. Uccellino birichino. Ma scusatemi. Per capire, dove cazzo siete andati a finire? Sopra. Dove c'è la città? In mezzo, sopra. Dove c'è la città? In mezzo, sopra. Ah, io mi scivolo l'auto a banner, ovviamente. Poca energia al bar. Hai rotto il cazzo! In vabbè, siccome devo fare colore con basket. Vabbè, me, ragazzi. Wishmore. Ah, vuoi giocare? Ma capita solo sta minchia di Wishmore. Poi io l'ho fatto allegnato. Senti. Ragazzi, come state? Che mi raccontate? Parlate col Paper. Sa quanta gente. Che è successo? È pieno? Sì, c'è un sacco di allenatori. Anche perché prima di fare la quarta medaglia ci vuole un bordello. Prima di fare l'altra medaglia ci vuole un bordello. Godfall perché? MMO, non lo so, non lo conosco Godfall, è molto bello, perfetto. Perché pensi che ci voglia un bordello? Perché c'è tutta una, c'è tutta una strada da fare, per, fidati, ci vuole un po'. Ah, in quel senso? Sì.
Non lo so. Oh, dei dove l'avete comprato voi? Non l'ho comprato. Zazza. Abbiamo trovato prima, ma devo capire cazzo. No, a terra abbiamo trovato. Si sì, risento ovviamente. A vaffanculo rispondi. No, non... ora una volta mi ha chiamato. Prima non ti sentivo. No, giuro, ti chiamo. No, allora non ti sentivo prima. Non ti si sentiva. Comunque, c'è Aaron che vorrebbe imparare protezione. Che faccio? Glielo faccio imparare. Non ho capito la mossa? Protezione. Secondo me ti conviene. Ti può sempre aiutare. Al posto di rotomba, fango sberla, ferro artiglio, botti in testa. Fango sberla. Toglio solo 20. Fango sberla. Toglio 20, fa schifo. Ok. Ci credo, torna a trovarmi. Te regalo i soldi ogni volta che vengo. Facci tui. Portaci tuei. E tui, wi. Andiamo di con più esperienza uccelli. Alright. Voi siete su? Ah, ma io devo dare la pietra. Devo dare la pietra a Kirlia. Scusa, ma tu conosci Wanky, conosci Godfall? Penso di sì. Che? Dice se sai se è MMO. Mi ha chiesto se un ragazzo sa MMO in chat. Dio, sai che non lo so. Neanche questo io. Non te lo so dire. Zazza, mi conviene dare la pietra ora a Kirlia. Vuoi farla evolvere in quello... Sì, colotta. Ma tu ce l'hai femmina, mi pare, no? Ora vediamo. Solo se maschio può farlo. Ma scusami un attimo, dove l'hai trovata la pietra? Fammi capire. È quella... abbiamo trovato poco fa nel percorso. Sì, è femmina. Allora niente, non può. Quindi si evolve normalmente? Sì. Mortacci di Kirlia. Che sta c'ha, non c'ha fiamme. Questo c'ha, come si chiama? Ho tutte e tre le live aperte, quindi se seguo te senti i tuoi commenti in prima nella live di Zep, poi in quella di Venkis e alla fine la tua c'è un intreccio di voce. Ma che è? Bello. Matti. Vabbè, devi mutare le due, se no è un casino. Scegli chi mutare, Matti. Scegli. Porta un po' in mente alla mia vita, dai. Capo oro. È un amico di Dani che è amico nostro anche. Rosalia! Non lo farà mai più, dai. Ok. Cioè, col di Rosalia. Perché? Perché è orribile. Cinta! A sentire. Golding. Ecco, molto meglio. Golding. Scheda. Scusami la Pokéball, raga. Jack, che serve la prima a mezzanotte? Cioè, esce il nuovo Call of Duty Black War, ma cazzo si chiama? Black Cold War. Ormai Z è talmente stato scelto un banato. Raga, che cos'è il monte allenatori? È un monte allenatori. No, dove l'avete trovato? Si fa dopo la Lega Poco voi, la pietra. Nel percorso quello di prima dove c'erano gli allenatori che c'è la pensione. Nei fiori in basso c'è la pietra albore. Pietra idrica e pietra albore? Sì, è pietra albore. Ok, perfetto. Che vogliamo fare? Vogliamo fare la famiglia degli allenatori o... Ah, c'è la famiglia Vinci da fare, onestamente, però io... Sì, facciamo quella, perché quel monte allenatori si fa dopo la Lega. Come batti terra? Dai. Sì, conosco Valeria. Però sarebbe meglio non mettere nome e cognome sulle stream di Twitch, cioè, te lo dico. Sono quattro allenatori di fila, comunque. Palle, stra extra rapido de zigzagunde merda. Come cazzo facci su una per extra rapido? Che la posso dire ai quazza? No, si hanno dopati su sto gioco. Di nuovo, due attacchi di extra rapido, ma che è? Extra rapido è come attacco rapido, quindi ha la priorità, attacca prima, però è molto più forte, più di 70. Minchia, era attacco. Hai ragione, sono il fratello, sì, immaginavo Ale, grazie per essere passato. Sto giocando a Pokémon, però tra poco a mezzanotte partirò con Call of Duty Cold War se funzionano i server, ovviamente. Sempre sì. Secondo me avranno problemi i server. Primo giorno sono sempre sì. Allora dico solo che l'altro ieri è uscita l'espansione di Destiny. Grazie per essere passato. Se vuoi passare dagli altri miei due amici, sono Zerdas e Tyler. No, non passare, ormai non so chi tu sia, ma non passare. Sì, ma neanche da me non passare. Che no? No, sono scherzando. Tu siete scemi. Kylo, un nemico, usa onda calda. Ma che cazzo è? Kylo usa onda calda, ma... Hanno mosse molto più forti. Infatti voglio vedere troppo COD, va benissimo. Infatti
tutti lo stanno aspettando con ansia. Oh, siete in 5, ragazzi. Che fantastico. Da tanto che non avevo tutta questa gente in live, perché con Pokémon è un po' tosta la cosa. Ah, Zezè. Dico solo che l'altro ieri sera è uscita l'espansione di Destiny. L'ho messa a scaricare. Entro nel server. Grazie, c'è giocatore in coda. Sei il 7000esimo. 7000esimo. 7024esimo. Comunque. Madonna. Comunque mi hanno. Cioè, cambio Pokémon. Cioè, mi esce Roselia. Cambio Pokémon. Metto Tailow. Mi fa fango bomba. Mi one shot. Sì, a me pure. Questo mi sta usando Terremoto. Sì, ma io ti devo abbassare perché se no, ma io perdo perché mi. Troppi punti esperienza. Mi perdo così. Cerco di perdere la lotta. Ho trovato l'Izir. Ci avevamo messo il culetto all'Izir. A meno che non un rivitalizzante. In quel caso. Salve, sei in viaggio. Che ne diresti di sfidare tutti e quattro i membri della nostra famiglia? Uno dopo l'altro. Aspetta. Vale, fammi la ricarica. Ad amici tuoi che magari può interessare. Sì. Sono molto contenta. Sarei molto contenta. Ho finito con i giochi online. Mi sono comprato Assassin's Creed Valhalla. Ci vediamo a gennaio. Finchia. Fantastico. Bello, Valhalla. L'ho visto un pochettino, devo dire che è fatto veramente bene. E comunque ragazzi, non c'è la possibilità, prendo qualche. Prendo la. Passo alla next gen. Non so a quale next gen passare, però ci passerò. Con la bacca, ciao, porco. Sì, sì, c'ha la bacca sta Roselia di merda. Sta Roselia di merda, che cancro, porco. Sì. È la seconda, no? È la seconda? Che cazzo ne so. C'è un bambino. Devo mettere lei con psicoraggio. Santo. Veleno punto! Ah! Fango bomba! Fango bomba! Cioè, fango bomba, giga assorbimento. Ma che cazzo è? Perché ho solo voglia magica? Devo usare psicoraggio. Vabbè, la perdiamo a sto punto. La perdo, così non mi perdo l'esperienza. Vai, Zigzagoon. Minchia, è extra rapido, ma sì, per uno zoccolone. Insane, non perdi l'esperienza. Perché se io batto i Pokémon, quello con l'esperienza è morto, no? Se io li batto, poi non li posso più battere. Certo. Il Pokémon non c'è più esperienza. Siccome sono buoni perché danno molto più di esperienza questo. Con i regali di Natale, poi si prende Miles Morales. Qual è Miles Spider-Man, Morales? Spider-Man, il nuovo Spider-Man. Ah, ok. Ho visto, sembra pure carino. Ho visto un video carino, di. Carino, molto bello, molto bello. Ho visto un video di. Come si chiama? Dei. Player in sala. Ma io purtroppo adesso continuo, non mi faccio uccidere da sta stronza. Che figli di puttana. Ah, un'altra Roselia. Roselia? Roselia. Sembra quando chiami tua figlia. Roselia! Dove cazzo sei? Bastarda! Roselia di merda, dove cazzo sei? Mi vende sti biscotti. Assorbi pugno, Shroomish. Vabbè. Dai, raga, con braciere è rimasta 0,5 di vita, Roselia di merda. Velencura di Shroomish non lo fa morire. Andiamo bene. Andiamo bene. Aaron è salito a livello 17. Para ponzi ponzi pom. Questo allenatore è forte. Qua, sei più forte di mamma? Wow. Allora ci vuole stare, una VIP. Ma lo sono anche. Quanto sembra fatto Zerdast quando parla romano? Ma che sta Dio, che è sto coatto? Vengo là, te voglio una pizza, te faccio volare. Che qua siamo veramente due siciliani e una romana, eh? Davvero? Davvero? Senti come uscita, davvero? Davvero? Questa mano può essere fero o può essere una piuma. Oggi è stata una piuma. Minchia, aspetta che. Chi cazzo è? Numel. Rimortacci. Vabbè, comunque sta contro la nonna. Raga, sta Roselia. Tipo la Lega Pokémon. Cioè, che giga assorbimento. Che cazzo è poi? C'è un fango bomba. Veleno punto che ti avvelena. Ma che minchia è? Un fango da Mattia. Cioè, me lo one shot a te, guarda. Ma sto mammut qua che non usa. Che è meglio, Skarmory o Loudred? Loudred. No, non lo so. Zezze? Contro Meditate, Skarmory.
Dobbiamo aspettare mezzanotte, speriamo bene. Skarmory? Sì, perché fai l'attacco volante e fai in borda. Raga, mi hanno ucciso con Basken! Già. Te l'ho detto, è tosta, non sarà facile. Un calcio in volo mi ha fatto, mi ha distrutto... Skarmory me l'ha distrutto praticamente. Cioè, perché non ci credo, hanno i counter, hanno i counter delle mosse, capito? Cioè, hanno le mosse per compensare le loro debolezze, quindi è un problema questo. Ah, Zezè. Gli esco l'uccello. Infatti, scegli l'uccello, Mari. Calci in volo, regà. Più veloce. Da quando in qua, Mari, che sa usare gelo pugno? Ma da quando? Vabbè, mettiamo lui. Bene. Ma va bene. Già fango bomba. Cioè, non riesco a ucciderlo. Brutto colpo. Raga, ce l'ho fatta, non so come, perché a una certa Meditite si è attaccato da solo. Non si sa come. Cioè, con l'ultimo Pokémon, c'avevo l'ultimo Pokémon, lo starter. Finita. Ucciso. Coglioni, pensate di farcela, stronzi. Pezzi di merda. Come una famiglia dovevate essere. Minchia, che famiglia di merda, per tutto. Devono svegliarsi nel Mogano. Oh, disonore. Ok, Dero 22 si evolve, forse con un teo sguardo. Cosa cresci K? Mi distoccio. Non mi ricordo. Minchia, c'ho la nonna. Merda, c'ho nonna è stronza, c'ha Meditite, che bella stanza potente, eh. Con che cazzo? Uccello! Ma come Magnetite? Sì, ora anch'io ho l'uccello più grosso. Shit. Ma c'è? C'è gente che ci sta giocando a Cold War. Impossibile. Sì, stanno facendo il torneo. Di me la voglio, me la godo. Ma di Cold War? Sì. Cioè, in anteprima ce l'hanno loro. Youtuber, streamer, famosi ce l'hanno. Vabbè, perché noi siamo comuni mortali, giustamente. Esatto. Tu puzzi e quindi non puoi averlo, va bene? Sembra giusto. Canto mi vuoi bene, Wanky? Io non me lo ricordavo sto palazzo lotta comunque. Palazzo Lotto. E mi sono fottuto Meditite con l'uccello. Cioè, mi ha ucciso Meryl veramente. Se non vai di fretta, resti a farci compagnia un po'. Ma che minchia vuoi, nonna? Mica che cazzo. Se non farci compagnia, non solo ho preso il cazzo contro di voi, devo farvi compagnia. E non si può entrare dentro a questo palazzo. No, dopo Lega, dopo Lega. Quanto mi ami, Matteo! Dove sono tutti? Ma perché non c'è nessuno? Ragazzi, io voglio persone in chat. Voglio fare proprio... Cosa? Serve compagnia. Ragazzi, qua non vogliamo giocare soltanto. Qua vogliamo il delirio. Vogliamo pure ignoranza. Quello non manca, sai. Esatto. È la prima volta che vedo un allenatore usare i Pokémon con tanta maestria. È uscito l'uccello! Ma lasciamelo dire, mio figlio è più forte di te. Devi sapere che ha persino sfidato la Lega Pokémon. Ah, magari il suo figlio è Adriano. Quello che c'è così incontro la Lega. Aspetta che te parla la vecchia. Certo che sei forte. Dove ma se ti confrontassi con mio nipote finiresti per vestire lacrime. Amore. È molto più forte. Sirio! Che conosciamo. Ora sta già affrontando il campione, al suo minuto. Proprio in questo momento lo sta affrontando. Conoscendo mio nipote, magari già il campione. Sì, di sta ceppa di minchia. Usiamo Cresci K? Io odio vigore di questi cazzo di Pokémon elettrici. Io vorrei darti Cresci K, che minchia. Forse aumenta forse crescono più in fretta, boh. Mi ricordo che cosa dà. Mamma è più forte di papà, io sono più forte di mamma, io sono più forte di sto cazzo. No. Oh, mo' metta spammetta, faccio la chat di Zano, eh. Vai. Spamma ovunque. Proprio deve essere il papero più conosciuto al mondo. Devi dire, cazzo, questo è il grande papero reale che c'era in televisione. Oh, quasi mi stanno a fare incoglioni però. Scusate, dove siete andati voi due che già siete spariti? Io sono ancora alla casa di quelli. Sì, lo vedo. Vecchia, dove sei tu? Okay. Sto facendo la lotta. Quale lotta? Ma devi fare gli allenatori sul percorso, dai. Ma in quale percorso? Di questo qua, va a salire, è un percorso. Cioè,
zio, ciao. Ah no, ciao, l'altro figlio che dice che non è più forte. Si incontra poi la Lega. Live, per favore, così mi tenete compagnia. Non che Zerdas e Tyler. Grazie. Io non ho, mi sono già offeso io. Raga, oggi ho problemi. Schifo. Stavo per di Z-Tyler. Z-Tyler, che schifo. Ok, però facciamo un'intervista. È la rivoluzione tra Zerdas e Tyler, raga. Non che loro non siano di compagnia. Facciamo fusione. Riempite un po' la chat. Fusione. Non sono né Zerdas né Tyler, sono colui che ti distrugge. Sì. Wishmore, vattene a pigliare nel culo. Strumento da far tenere un Pokémon, attrezzo pesante che riduce la velocità ma aiuta la crescita delle statistiche. Ah, ecco cosa fa. Ah, ho capito. Storevia. Magnemite che si scontra con Magnemite. Ti lancio una beccata, Magnemite, vaffanculo. Io la prima cosa che faccio è zombie, ragazzi. Sto... mi stai facendo sentire proprio inutile. Che schifo. Zè. Ho scaricato Tetris. Parlo un po' strano, sì, c'ho problemi. Oh no. Forse perché mi fa male lo stomaco, non lo ti so, giuro, mi sono messo a giocare. È bellissimo. Musica. Un'esperienza incredibile, Tetris. No, no, fidati, è fatto veramente con i controcazzi. Se lo dice Tyler, ragazzi. Io non mi fido, roba. Tu, dai, dai, affanculo le braccia tutti e dammi via da per il culo. Ragazzi, vado un attimo a farmi la camomilla al volo perché mi sto per sentire male. Un attimo, no. Cioè, sì, va bene, ma dico... cioè, dico... no. Questo è l'effetto di Cold War. Ma dove siete voi, raga? Io poco più sopra. Ah, l'avete fatto quelli con la telecamera? Sì, già l'ho passato. Ok. Ma siete là, ho visto. Aaron è salito a livello 18. Cazzo, c'è Picnic Girl Irene. Mare in uso pollaraggio, mortacci tua. Garius va a volare al bar, entra a profile e lei fa i psicoraggio su mi devo spogliare. Ti prego no, please no. No, comporta quanto cazzo rimane. Indicatore della potenza di attacco significa attacco speciale, insomma va scassi in cazzo. Sempre brutto colpo, sempre. Mi prendi poi su Magnemite. Tu fai psicoraggio su Magnemite. Io pure voglio psicoraggio. Ce l'ha Kirlia. Ah no, ho capito, c'era la raggio, scusa. Scabros, ma ci sei ancora, Scabros. Che cazzo è finito, Matti? Bello, ci deve Sanchez. La versione di Sanchez. Sunslash. Esatto, mi hai capito. Proprio quello. Non so dove tu stia andando, ma che diresti di una lotta? Guarda, tra poco entriamo nella zona dei Pokémon di tipo fuoco. Anzi, prima c'è il deserto. Però bravo. Non ci puoi entrare perché non hai gli occhiali giusti. Ti danno dopo. Scusami, c'è la posta di... quanto spinge Gyarados, madonna, fortissimo. Che senso. Compa a cascata. Oh, come? Di già cascata? Sì, ha imparato cascata. Che vuol dire che io sto facendo spaccarocce e mi appare Geodude? È perché non era una roccia ma era Geodude. Oppure c'era Geodude e una roccia. A volte quando spacchi le rocce ti capitano poco. Geodude, non mi fare magnitudo 7 però, Dio santissimo. Geodude selvatico usa pazienza. Ma ci devo lasciare pazienza, mi sa. Vai, catturiamo Geodude.
Ecco, se vuoi fare golem, te lo puoi fare. Non ah, vero, perché... No, aspetta, sì, ok. E poi te lo scambi, lo scambi a me e ti fai golem. Perché si vuole quello scambio, golem. Ma subito al livello. No, Geodude, Graveler, più golem. C'è Graveler col livello, poi da Graveler a golem con lo scambio. Ok, Geodude l'ho fatto. Combasken è salito a livello 31. Vuole conoscere Gran Fisico. Non è male Gran Fisico. Non è neanche difference. Una camomilla normale, è una doppia camomilla. Double camomilla e basta, Geodude. Però scusami, Gran Fisico, chi lo usa tende a muscoli per gonfiare il corpo aumentando la difesa e l'attacco. No, non li userò mai. No, beh, infatti nell'avventura non li usi. Ho fatto un cazzo, io devo solo attaccare e basta. Minchia, bigo, ci credo. Io ho catturato Geodude. Mi sta venendo voglia di vedere il primo film dei Pokémon. Bellissimo. Figo. Ma nel frattempo io mi guardo pure Harry Potter. Easy. Qual è il primo? Ma c'è stasera? Oh, gliel'ho detto sì, gliel'ho detto ieri sera. Stasera, cioè mercoledì sera. Inizio Harry Potter è la figa filosofale. Poi dici perché? Non mi sta mai a sentire. Devo spostare verso... Guarda che Pokémon che c'ha quello. La tempesta di sabbia è impetuosa, è impossibile proseguire il cammino, va bene. Già. Questo ci porta ad andare verso sinistra, obbligatoriamente. Raga, mi allontano un attimo. Gabrus controlla tutto, torno subito. Io non so se fai Numel. Numel è fuoco, eh? Numel terra fuoco. Terra fuoco non mi va, però de prende terra. Ah, più che altro è debole 4 per all'acqua, terra fuoco. Cioè basta un goccio d'acqua e vola al bar. Però vabbè, insomma, non è male. È Numel è figa quella mossa che diceva. È tipo... magnitudo, sì. Che è tipo va da 1 a 10, più è alto è più forte. Ecco, questo potrebbe essere... Nuzleaf, che cos'è? Erba e basta? Sì. Forse erba buio. No, erba buio. No. Lama. Il nostro attacco di gastrite è proprio brutto, eh? Mamma mia. Sa che sono diventata intollerante al salmone. Cazzo. Perché mi fa tutte le volte così. Quando vado al sushi, stasera ho mangiato il salmone e niente. Mi sa allora sì. Stasera non sono andata al sushi, ho comprato soltanto... Cioè, la mamma ha comprato solo il filetto di salmone, ma mi distrugge. Cerca di... Quindi è l'unica cosa che è in comune rispetto a quando sei andato al sushi, no? Sì. E allora sarà quello. Il sushi l'ho mangiato così tanto che penso che sono diventato un sushi vivente, però... Perché sgarro a mezzanotte non ci arriva? Che avete detto? Perché ha la gastrite. Anche. La vecchiaia è questa, una gastrite. Che vecchiaia? Tu sei vecchio. Infatti, coglione. Penso di... Come, scusa? Tu sei vecchio. Oh, c'è uno che si chiama Young Gabri. Non hai sentito il mio rutto, scusami. Quanky? Non hai sentito il mio rutto? Sì, e che era quello rutto? Cosa? Sono tremate pure le orecchie a povero Gasgato. Non si è sentito tanto. Per te? No, infatti. Minchia, vabbè, proprio devo fare il porco, lo devo fare sentire poi. Vabbè. Questa sfida non ci trovo un altro. I vicini pensano che non ci trovo. Sì, non mi dire niente, poco fa veramente hanno suonato. Fa finta di niente qualcuno. Io lo so. Cioè, Gyarados, ragazzi, Gyarados è una macchina da guerra. Troppo forte. È una macchina da guerra questo coccodrillo. Basta. Doppia camomilla. Sì, vabbè, lei è tutta strana, Scabruzzi. Sì, per forza, mi fa malissimo sto. Questo, guarda, questo è italiano. Young Gabri è italiano, io gli scrivo. Ah, vai, mi hai invitato te. Sei su Twitch. Siamo. Sei in tre live. Io, ciao. Sei in live su Twitch. Vediamo che dici.
davvero, quanti spettatori avete? Uno. Per il momento sì. Penso che stasera farei botti, però spero di fare i botti. Io me la guardo la tua live, vedere un po' il gioco. Io pure. Vediamo se... Non è importante essere a caretta, più o meno bravi nel canto o con i Pokémon, se ti diverti. Jack che scrive, io... Ti ha risposto? No, c'è Jack che ha scritto io mentre andavo a cercare Pokémon. Quindi l'ha sentito. Micchia, questo... Ho trovato un mammut. Ho trovato Numel. Ragazzi, salutate a Chiaretta. Qui, bella Chiara! Bella. Senti, bello mio! Madonna, micchia! Numel di merda! Merda. Magnitudo 5. Sì, mi ha fatto il magnitudo. Bene. Nice. Dai, lancia la Pokéball in testa, come gli devo lanciare a Chiara, così la catturo. Allora, comunque, vigore è proprio, cioè, nel senso, è proprio una cosa odiosa. Un cancro, sì. Mamma mia. Che palle, sì, fastidio. Scusa, lì che puoi shottare un colpo, invece no. Non puoi. Sì, infatti, cioè. Tentenna, quanto si gode? Che Tentenna. A che livello si evolve Marchamp? 36. Ah, che merda. Una dichiarazione più romantica di questa mai, tesoro. Vigore, porco due. Vincerò la Lega Pokémon per te. Magnitudo 7. Ma Marchamp non gli fa un cazzo. Brutto colpo, si gode. Manica, Tyler Ozzomon. Sì, ma... 9, non gli fa niente. Marston lo regge benissimo, perché tipo terra pure. Che palle, bello, questi che si registrano le foto in abbastanza. E parte belle solide scalando e discendendo montagne. Sai che se allora... c'ha di nuovo vigore, mamma mia, ti odio. Ma amore. Ragazzi, qua questa chat sta diventando piccantissima, ve lo dico. Immagino. Sexy. Io so sexy. Ho appena finito di dire gioia mia e tanti chissini per te. Mamma mia. Aspetta. Mi è venuto il diabete, cazzo. Esagera. Sei solo invidioso. Ma che invidioso? Ti manda tanti Chiara, sta sentendo caldo. Niente. No, di Chiara. Chiara no. È veramente sexy, Chiara. Però non è che sono invidioso di questa cosa. Cioè, assolutamente no. Ma c'è Aaron che vuole conoscere Boato, glielo faccio imparare. No, togli. Che è Boato? Fa scappare i pochi. Ehi, il nostro capo vuole veramente risvegliare quel coso? Sembra di sì, ma dicono che ci sia bisogno di un meteorite per farlo. Ah, ora capisco. Chi vuole risvegliare? Vuole risvegliare Groudon. Ora capisco, ecco perché gli altri se ne sono andati a Grunifoglia. Certo, finché non torno abbiamo l'ordine di non far passare nessuno, quindi dobbiamo andare a Grunifoglia. Io non c'entro niente, mi dissocio. No, no, tranquillo, Scalbrutz, noi facciamo le cose tra... giustamente. Direi no, partecipi perché siamo quella live, ormai siamo una grotta. Ragazzi, qua in questa grotta si trovano Pokémon di tipo fuoco. Quindi se volete Pokémon di tipo fuoco, li catturatela. Anche veleno. C'è Grimer. Qual è Grimer? Diventa Bacino. Mach. È la quella melma viola. Mach. Ancora ricordo quel puzzone. Avete mai visto il video di Pikachu sotto acidi? No. Mi sembra di no. L'avete mai visto, raga? Mi sembra di no. Seriamente? No, vabbè, raga, no, greve. Greve, sì, si recupera, greve. Adesso. No, raga, dopo dobbiamo vederlo perché veramente c'è Pikachu sotto acidi, è fantastico. Però, scusatemi, in alto a questi due allenatori ci sono due che hanno un costume. Che cazzo fanno questi che hanno... mi fanno paura? Ci sono il Team Magma. Cioè, Team Magma e il Team Hydro. Sì. Perché il Team Hydro vuole Kyogre, il Team Magma vuole Groudon. E quindi sono cazzi. Io ci fotto tutte e due, per sì e per no. Aspetta, io forza la possiamo usare? No, non la possiamo ancora usare forza. Dopo la quarta palestra. Come Numel il nemico si nasconde sottoterra? Ha usato veramente fossa. Sì. Ma sei un figlio di cioccola. Ah, tra poco ci danno forza segreta, raga. Mi sembra. Wow! Così farò la mia super base con le mie super bambole. Sì, esattamente. In che senso? Bambole. No, l'altro Roselia! Oh no! Sparisci, orrenda visione! Ma Roselia posso che parlare? Diventa? Roselia, Roserina. Cazzo! Vabbè, sembra di sì, ma dico che ci sia... Ah, ora capisco perché gli altri sono andati a Brunifoglia. Certo, finché non torno non abbiamo l'ordine di fare questa nessuno. Ah, faccia tua, no? Tu capo, tutto un capo. La faccia tua! Cioè, qua c'è una casa in cui ti curavano i Pokémon anche, mi sembra. Io sto andando indietro. Non c'è bisogno, dico, tra poco ti curano i Pokémon. No, ma sto entrando nella
nella cosa. Porco Giuda. Sì, vabbè, Pokémon così, subito. Numel, col cazzo che te prendo, cioè, forse ne hai capito. Il fatto è che il numero è molto lento. Non si può utilizzare, abbiamo detto, no? Se tu fossi... Forza no. Forza non si può utilizzare, giusto? Devo serve la medaglia che sto andando a prendere. Serve la quarta medaglia, per forza. Ogni medaglia dà una mossa. La prima dava... taglio, la seconda ha dato flash, la terza ha dato spaccarocce. Serie di merda, porco due. Che merda. Poi, abbiamo, poi ci sono forza, poi c'è surf, poi c'è volo e poi c'è sub. C'è sub. E quello che ci devono fare a noi. Esatto. Vero, Chiara, tu che Pokémon dovresti essere? Tu voglia magica, spacca il culo a, sì, sì, a Mashtomp. Cioè, è 4 per, sì, lo massacro. C'è Koffing! C'è Koffing! Coffee, coffee. Ragazzi, io ho chiesto a Chiara che Pokémon vorrebbe essere. Mi ha detto tipo elettrico oppure acqua. Ci sta. Ragazzi, fuoco bomba. Suo nome c'ha fuoco bomba, raga. Mi ha usato pulifumo. Ma puliziare con fumo. No. Invece sicuramente acqua, proprio senza dubbi. Bello acqua. Io penso fuoco, no, io drago, taglio. Drago, Scabruz, anche bello, sì. Scabruz vorrebbe essere Squirtle. Squirtle. Doveroso fare Squirtle, Squirtle. Ma solo io voglio essere Charizard. No, Charizard non è un po'... Io ho acqua tutta la vita, raga. Acqua o drago. Ci posso sta? Io ho tutta la vita, raga, cioè, vabbè. Raga? Chi io credo te? Ho trovato Torkoal. Eh? Torkoal. Sì. È la tartaruga. È la tartaruga. E di fuoco. Deve entrare nella mia squadra. Non mi interessa. È forte Torkoal. Non è evoluzione, per forte. Bastardo. No. Mi ha usato turbofuoco. Figlio di zoccolo. Rapigiro. Non lo so. Lugma. Fuori con un colpo, ragazzi. Ragazzi, Chiara dice a Scabruz: mi astengo dal rispondere. Mi ritiro da deliberare. Gelo pugno, no? Fuck. In chat, allora, in chat compresa la live, siamo 4 siciliani. Insomma. Come insomma? Dico insomma. Io, tu, Chiara. Già è sento un siciliano, figuriamoci 4. Minchia. Oh mio Dio, sta accadendo tutto, oh mio Dio. Oh mio Dio. Electrike, porca troia. Thank you.